onore della loro presenza, che prego di salutare con un unico applauso finale al termine della recitazione, Enzo Bruno, presidente del Lions Club Toretto, Maria Dina Rosacchio, past president del Club Puglia Scandi Giovanili, Giulio De Nora, past president del Lions Club Muggia Partici. Cedo ora la parola al presidente Mino Moretti per un intervento introduttivo. Grazie. Ringrazio tutti voi per la presenza e saluto tutti gli amici Lions e gli ospiti che hanno voluto partecipare a questo evento molto bello. È un crescendo di entusiasmo che è stato dato dal nostro past president Salvatore Barrulli, che racconta dell'affetto che ci lega al nostro territorio. Tutti i ragazzi che si sono impegnati e così via, che hanno voluto e vogliono creare ancora con questo service un momento per creare un piatto tipico locale, un momento di workshop. E che dire, un ringraziamento particolare vorrei fare alle professoresse dell'Istituto Agrario Moda, che si interessano di Moda, che hanno saputo usare il proprio perfetto tra quello che è la biodiversità e la presentazione di abiti che si adeguano a questo ambiente. Insomma. La parola ora al presidente della Fondazione Ettore Pomarici San Tomasi, avvocato Nicola Cornacchia. Allora, io parto da quel convegno che voi stessi avete organizzato di Maurizio Pallante, dove si parlò dell'imbroglio dello sviluppo sostenibile in relazione all'ecosostenibilità, che è una cosa più seria. E da lì, promuovendo quel tipo di tema, tracciando quel solco, si arriva anche qui, è un'altra tappa di quel famoso monito di quel scritto che è entrato nel mio cuore, perché ha centrato il tema dell'emissione del CO2, la sintesi clorofilliana e il fatto che si impedisce avere gli effetti che conosciamo, che purtroppo stiamo pagando anche in questi tempi con l'Emilia Romagna, a cui va rivolto un sentimento di vicinanza e di preghiera.